sono decisa perché è qua, se no non lo facevo, dico la verità, è vicino e l'ho fatto, se era che dovevo andare non andavo, non ne facevo, dico la verità, sono qua e l'ho fatto, perché qua è vicino, siamo vicini a casa e mi sento tranquilla, dico la verità. Sì, sì, convintissima alla porta, perché non avevo intenzione ancora di farlo, però Andrea mi ha convinto e spinto e ho accettato molto volentieri. Insieme a Sant'Egidio abbiamo già pensato da un po' di tempo di poter realizzare un punto proprio qui nella loro sede, che si trova a Camari, in una anche delle zone anche più difficili, dove loro operano da tempo con grande dedizione e soprattutto conoscono quella che è la popolazione e le persone che aiutano attraverso le borse della spesa. Quindi costituiscono in questo caso il gancio ideale per poter far conoscere alle persone con cui hanno un rapporto continuo l'importanza della vaccinazione. In tutto questo abbiamo anche la presenza della Croce Rossa, che naturalmente ci supporta. C'è una grande sinergia e collaborazione tra i volontari, ma è proprio questo il punto di forza se si vogliono raggiungere dei risultati importanti a favore delle persone. Grossa partecipazione, siamo molto contenti e questo è dovuto al fatto che la gente si fida di noi perché frequentano il centro o perché ci conoscono come struttura che ormai opera da 3 anni nella zona, quindi noi siamo il loro punto di riferimento e quindi è come se noi fossimo i loro amici di cui fidarsi. Concerto col comune e con il commissario abbiamo fatto questa proposta perché ci siamo resi conto che c'era una grande resistenza ai vaccini dovuta spesso a tante informazioni che vengono reperite sui social, che tante volte scoraggiano, generano paura, e abbiamo pensato che avere un punto vicino con persone conosciute, amiche, avrebbe favorito l'accesso alla vaccinazione. Oggi ci stiamo rendendo conto che effettivamente è utile e che tanti si sono avvicinati proprio oggi per vaccinarsi, e quindi pensiamo che questa possa essere un'esperienza che può andare avanti nel tempo. Diciamo che noi stiamo combattendo questa battaglia di informazione, di convincimento proprio dall'immediatezza, da quando sono stati disponibili i vaccini, e abbiamo riscontrato tante resistenze, ma tutte alla base hanno un po' la paura verso il vaccino, che viene ritenuto qualcosa di un po' pericoloso. Ecco, penso che questo lavoro sia molto importante perché dobbiamo parlare sempre di più per cercare di portare dei dati che siano più oggettivi, più veri sulla vaccinazione, soprattutto perché il Covid ancora non è finito e ancora è un'epidemia che rischia di produrre tante vittime. La campagna vaccinale oggi è partita, per adesso non abbiamo una data di chiusura, quindi speriamo che appunto anzi possa aumentare sempre di più il numero di persone che vengono a vaccinarsi e soprattutto di aver pensato a un modello che può essere facilmente riprodotto anche in altri contesti della città di Messina.